L'invenzione del codice Braille nella prima metà dell'Ottocento ha aperto ai ciechi le porte dell'istruzione, consentendo di compiere un primo grande passo verso l'indipendenza. Ho iniziato a studiare scrivendo e leggendo i libri Braille, sono passato poi alla superiore con le audiocassette e oggi ci sono i registratori digitali dove tu in una scatolina lunga 5 cm hai dentro una biblioteca. Nel Novecento lo sviluppo delle telecomunicazioni ha messo a disposizione nuovi strumenti, consentendo un'integrazione sociale sempre maggiore. Quando non c'erano ancora i cellulari, usavamo le radiotrasmittenti portatili per andare in giro usando dei ponti ripetitori. In questo modo si poteva stare in comunicazione. Qua sono alcuni dei collegamenti che ho fatto con la radio. Ma il vero salto di qualità nella vita dei non vedenti si è avuto con la rivoluzione digitale alla fine degli anni Ottanta, con la diffusione dei cellulari e dei computer con sintesi vocale. Adivia Mendrisio, Adivia Mendrisio, Facebook, cerca, campo di ricerca. Se adesso vuole cercare il tuo contatto. Io ho avuto la fortuna di fare un corso di computer, sono diventato programmatore nel 1986 e la sintesi vocale era questa qua. Quello che è la vera traguardo della tecnologia per non vedenti è lo screen reader, quel software che consente proprio la gestione del parlato rispetto a quello che è scritto sullo schermo. Grazie alla sintesi vocale molte persone che perdono anche la vista da adulti possono riprendere la libertà di leggere o di scrivere. Non tramonta il Braille, non è mai tramontato e non tramonterà, visto che il Braille consente la lettura ad alta voce. Lo sfruttamento delle nuove tecnologie, in particolare di Internet, è diventata la chiave per l'autonomia e l'inclusione sociale. Se io ti mando una mail, tu mi puoi rispondere. Se io ti chiamo su Skype, anche tu usi Skype. Se io ti scrivo su WhatsApp o ti mando un messaggio vocale, anche tu lo ascolti. Non è il mondo ristretto ai ciechi. Oggi Internet, Facebook, no? Avere un profilo Facebook con le dovute tecnologie ti permette di utilizzare un computer e quindi di stare in contatto con il resto del mondo. Modifica. Ecco, poi bisogna ascoltare, quello che in genere la maggioranza della gente non fa. Di solito uno sente ma non ascolta. Oggi molti non vedenti hanno la possibilità di svolgere attività qualificate e di dedicarsi ad attività sportive anche a livello agonistico. Io sono in questa posizione di guardia, se io vengo avanti sono sicuro di trovare il mio avversario. Quella banda metallica serve perché col tatto plantare tu hai la posizione da tenere. Non devi spaziare in lungo e in largo tutta la pedana. Ma cosa manca ancora? Cosa ci si deve aspettare dalle tecnologie del futuro? Il cieco 2.0 esiste già da almeno 10 anni, da quando la tecnologia ci consente di entrare in comunicazione con i social network e quindi con il mondo globale. Disabile 3.0, secondo me, è lo slogan, ma soprattutto l'obiettivo sintetico che deve essere raggiunto.